Siamo contenti perché non abbiamo preso gol, abbiamo vinto due trasferte, abbiamo vinto una e pareggiato un'altra e sicuramente dobbiamo far meglio, sicuramente dobbiamo lavorare meglio come dice il mister, però credo che comunque lavorare in settimana dopo un risultato positivo è sempre meglio, quindi va bene, però sicuramente dobbiamo migliorare, lavorare sulle cose che ci chiede il mister perché come dice anche lui ancora manchiamo in qualcosa. Nel senso, queste sono cose che piacciono a voi, nel senso a me non interessano sinceramente. Sono contento perché la squadra ha vinto una partita comunque su un campo difficile ed era importante ritrovare la vittoria dopo dei pareggi un po' rocamboleschi, un po' per errori nostri, un po' per sfortuna. Quindi l'importante era tornare alla vittoria, l'abbiamo fatto e adesso dobbiamo cercare e concentrarsi su domenica perché è importante non fermarsi. Ma io ho sempre saputo che il calcio è uno sport di squadra, no? Quindi non è mai un giocatore che fa, a meno che non hai i top player, ma non stiamo parlando di noi, nel senso, io penso che Pescara è un'ottima, è una buona squadra dove tutti sono importanti e nessuno è indispensabile, quindi credo che i miglioramenti fatti anche nella fase difensiva siano frutto di un lavoro di squadra migliorato magari perché ci abbiamo lavorato in settimana. Credo che bisogna continuare così, continuare a lavorare su quello che ci manca, che comunque abbiamo ampi margini di miglioramento, come dice anche il mister, credo che sia giusto. Siamo una squadra giovane, abbiamo un po' più di esperienza in difesa, ma non credo che le prestazioni difensive dipendano da uno o da due giocatori, dipende da come la squadra si muove in campo e quindi meglio nelle ultime partite, sperando che migliori ancora di più. Ma onestamente non mi sono mai soffermato su questo pensiero, nel senso su questa cosa. Ho avuto la fortuna di giocare sempre in Serie A, la bravura sicuramente, le capacità, però per me non è un problema assolutamente, non è stato un problema quest'estate. L'anno scorso scegliendo Pescara purtroppo c'era in preventivo questa situazione, ma non gli ho dato mai importanza. Per me l'importante è star bene, sentirmi un giocatore importante per la squadra e aiutare, dare il mio contributo. Poi, se saremo bravi, magari ci torneremo subito, però questo non deve essere, diciamo, in questo momento, secondo me, l'obiettivo primario perché è ancora troppo presto e abbiamo le capacità per lottare, per fare un campionato importante, però credo che sia ancora prematuro parlare di obiettivi. Lo scopriremo, diciamo. Solo vivendo. Sì, nel senso che secondo me le capacità e le qualità ci sono, come dice sempre il mister, però ripeto, è iniziato da poco il campionato, abbiamo tanti ragazzi che sono magari al primo anno proprio tra i professionisti, quindi tutti giovani magari con qualità importanti, che però bisogna adattarsi un attimo al campionato, sia i più grandi sia i meno grandi, però abbiamo anche secondo me le capacità, le carte in regola per poter fare un campionato, lottare fino alla fine. Quindi bisogna crederci Lottare e per il vertice, sì, fino alla fine. lottare per fare un campionato, metterci la tutta per provare ad arrivare tra le prime squadre. Sicuramente non è facile, sono squadre più attrezzate, più abituate sicuramente alla categoria, però abbiamo anche dimostrato di potercela giocare con tutti, quindi abbiamo ampi margini di miglioramento e ci dobbiamo credere lavorando in settimana.